Si svolgerà a Potenza lunedì 18 settembre dalle 17 fino a mezzanotte la Notte Rosa delle Donne nello Sport, l'iniziativa organizzata dalla CRPO di Basilicata e dall'assessorato allo sport del comune di Potenza. Tre impianti del capoluogo lucano interessati, lo stadio Viviani, la piscina comunale e il bocciodromo di Montereale. 19 discipline e il coinvolgimento delle associazioni aderenti alle varie federazioni. Ampio spazio agli sport paralimpici e alla danza sportiva per una lunga notte di sport tutta al femminile. L'idea nasce dalla commissione insieme col comune di Potenza, l'assessorato allo sport, dopo la firma da parte del comune di Potenza della carta dei diritti delle donne nello sport, e l'obiettivo l'affermazione della parità di genere anche in ambito sportivo. Questa iniziativa nasce da una proposta della presidente Margherita Perretti, che ringrazio, fatta al comune di Potenza, ovvero sia quella di adottare la carta dei diritti delle donne nello sport. Noi prontamente abbiamo dato una risposta positiva e adesso faremo la prima notte rosa delle donne nello sport per dimostrare che le atlete lucane sono straordinarie al pari degli atleti uomini. Il Potenza Calcio ha da tempo aderito ufficialmente e mostra anche la ruota degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Fra questi c'è anche la promozione della parità e delle pari opportunità di genere, pertanto un'iniziativa di questo tipo è sicuramente in linea con quelli che sono gli obiettivi del club.